Lo scorso 15 novembre, presso la sala collegiale dell'ITC Eugenio Montale di Rutigliano, sono stati presentati i risultati dello stage post-diploma Food Marketing Expert, un percorso teorico-pratico che ha visto impegnati docenti, studenti, aziende ed esperti del settore nella formazione concreta di figure professionali specializzate nella produzione e nella vendita di prodotti agroalimentari. Coniugare la cultura del prodotto con quella del territorio, puntando sui giovani e sull'innovazione. Questa è la formula vincente per superare le difficoltà dettate dalla depressione economica. Questa è la chiave di volta del Food Marketing Expert. A presentare gli ottimi obiettivi raggiunti durante lo stage c'erano il dottor Valzani e la professoressa Troiano, accompagnati dai ragazzi che hanno partecipato attivamente all'iniziativa e che hanno raccontato di un'esperienza di crescita sia personale che professionale, durante la quale hanno imparato a vivere le dinamiche del contesto economico stando dalla parte del venditore e quindi a relazionarsi diversamente al prodotto venduto. Quattro imprese, Fidalma, Innovative Solution, Gruppo Italia Market e Meta Resort, che all'unisono hanno dichiarato un feedback positivo verso questo progetto. Dall'altra parte, Raffaele, Vito, Elisabetta e quanti, come loro, si sono messi in gioco per acquisire professionalità e competenza. Tutti alla fine concordi nell'affermare che il Made in Italy è invidiato in tutto il mondo e che quindi occorre puntare sulla qualità dei nostri prodotti. Dalla sicurezza alimentare alla grande distribuzione, dall'etichettatura ai cosiddetti prodotti a chilometro zero, noi vi assicuriamo che questa qualità l'abbiamo assaporata. Professoressa Troiano, un suo parere sull'importanza di questa esperienza per i ragazzi dell'Istituto Eugenio Montale? Diciamo che le esperienze di formazione e di apprendimento in situazione, quindi nel corso degli stage, sono fondamentali per l'orientamento dei ragazzi, per prepararli al meglio a fare scelte consapevoli per il futuro e quindi per proseguire nella formazione oppure per intraprendere la ricerca del lavoro. Dottor Valzani, punti salienti di questa esperienza per le aziende quanto per i ragazzi che vi hanno partecipato? I punti chiave fondamentalmente sono stati legati a imprese che hanno selezionato dei ragazzi veramente con la grinta, con tanta voglia di fare, ma fondamentalmente imprese che stanno dimostrando al mercato, in un momento di mercato decisamente difficile, di fare la differenza. Sono imprese che hanno una marcia in più. Sono piccole, medie o grandi imprese che attualmente, grazie al non fermarsi, grazie al comunicare in maniera opportuna, stanno facendo passi decisamente differenti rispetto ad altre imprese. Allora, un'esperienza emozionante, allo stesso tempo formativa, è una possibilità da non sottovalutare, specialmente in questi momenti davanti sul mondo del lavoro. Per questo chiedo a chi ci guarda, a chi ci ascolta, di non sottovalutare questa possibilità, questa esperienza. La testimonianza di chi ha partecipato attivamente a questo progetto. Sì, un progetto unico che consiglierei a tutti chi abbia la possibilità di farlo, poiché queste sono esperienze che si fanno una e una sola volta nella vita e si devono sfruttare al meglio. Come consiglio a tutti di sfruttare al meglio tutte le possibilità che ci vengono poste, dato che il mercato di lavoro è quello che è e quindi questo ci aiuta molto, ci dà un passo in più rispetto ad altri.